Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Nel primo video di questa giornata avevo parlato di come secondo me sarebbe arrivato a momenti un annuncio riguardante Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna tramite trailer sul canale YouTube di Pokémon o tramite la rivista CoroCoro. Ragazzi, neanche a dirlo, un'ora prima che quel video andasse online sono trapelate le scan della prima pagina della rivista nipponica riguardante i Pokémon e quello che è stato trovato è sconvolgente. Difatti possiamo vedere, anche se in bassa definizione, una nuova forma di Nidorino, o almeno quella che sembrerebbe essere una nuova forma del Nidorino. Più che nuova forma potremmo dire evoluzione di Rockruff. Difatti il Pokémon assomiglia sicuramente a Nidorino, è sicuramente riconducibile all'evoluzione del Pokémon cagnolino di settima generazione, ma possiamo notare che ha dei dettagli caratteristici suoi. È un'evoluzione che sicuramente non è una delle due già rivelate in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ma entriamo un po' più nel dettaglio della questione. Le voci riguardanti una nuova evoluzione di Rockruff già circolavano sulla community da qualche giorno. Difatti, il canale YouTube giapponese di Pokémon aveva postato un video riguardante l'anime nel quale veniva fatto più o meno intuire che Rockruff era in procinto di evolversi. Ovviamente stiamo parlando del Rockruff dell'anime. Un'evoluzione però molto particolare, perché non avviene né di giorno né di notte come sarebbe stato con le altre due evoluzioni, ma avviene al tramonto e Rockruff pare avere degli occhi sgargianti di un colore verde. Ora, come possiamo vedere, nonostante l'immagine di CoroCoro sia in bassa definizione, sembra esserci del verde anche negli occhi di Nidorino, e quindi potremmo per assurdo dire che l'evoluzione che Rockruff avrà nell'anime Pokémon sarà quella che è stata messa in prima pagina di CoroCoro. Ora, ovviamente le ipotesi sono molte e non è detto tutto ciò, però ragazzi, sembra effettivamente che la cosa si evolverà in questa maniera. Consideriamo anche, ragazzi, che l'episodio del quale si parlava nel video sul canale uscirà il 10 agosto in Giappone, mentre CoroCoro uscirà il 12 agosto. Sicuramente due date molto 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 vicine, il che confermerebbe ancora di più l'ipotesi già da prima rivelata. Ma sarebbe interessante, secondo me, fare anche un'altra piccola osservazione riguardo a questo Pokémon. Difatti, come ben sappiamo, il tramonto è la fase intermediaria tra il giorno e la notte. Insomma, il sole cala e si passa per l'appunto dal pomeriggio alla sera o dalla sera alla notte, insomma, vedetela un po' come volete. Difatti, ragazzi, se almeno per come la vedo io, guardando questo Nidorino, mi sembra quasi personalmente una fusione tra Nidorino forma mezzogiorno e Nidorino forma mezzanotte. Fateci caso, la sagoma sembra da qui essere a quattro zampe come quella della forma mezzogiorno, mentre la peluria rossa ricondurrebbe sicuramente al Nidorino di forma mezzanotte. Come se questa nuova evoluzione di Rockruff fosse, per così dire, un'evoluzione intermediaria, una sorta di errore potremmo quasi dire. Cioè l'evoluzione avviene in un momento di transizione e quindi il Pokémon acquisisce elementi sia di un'evoluzione che dall'altra. A questo punto mi chiedo, avrà forse senso aspettarsi anche un'evoluzione alba o qualcosa del genere? Saranno quattro le evoluzioni di Rockruff in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna? Ci saranno questi momenti del giorno particolari? Il tempo verrà spezzettato di nuovo? Insomma, si creano tante domande con questo annuncio che ormai pare essere, almeno per come la vedo io, quasi certo della nuova evoluzione di Rockruff, ma a sto punto mi verrebbe da dire che potrebbe esserci un'altra evoluzione alba, magari su due zampe come potrebbe, come è quella di mezzanotte, e invece con il pelo magari riconducibile a Nidorino forma mezzogiorno, un pochino insomma l'opposto di quella che abbiamo visto qua, oppure banalmente questa evoluzione qua potrebbe applicarsi ad entrambe le fasi. Però è da vedere, non mi spingo in altri giudizi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, esprimete la vostra opinione qua sotto nei commenti se avete altre teorie o altre cose da dire a riguardo. E nulla, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.